Quartermatch, buongiorno e benvenuti a tutti per questo torneo Over 60 Due Ponti Pezzana. Si affronteranno oggi Barcellona contro Lazio. Capitano intanto Agostini alimenta questa azione, palla però persa e recuperata dalla Lazio, adesso con il numero 4. Lancio in avanti, facile preda del difensore. Squadre che si stanno un po' studiando, cerca intanto l'imbucata per il numero 8, grande passaggio di prima, palla che torna a lui e subito il gol del vantaggio con Roma. 1-0 Barcellona. Si sblocca quindi subito il match, prova subito a reagire, la formazione Lazio invece finisce e perde il pallone, ancora con Roma, oggi in giornata, larga a destra il compagno di squadra, pallone che torna, ancora Roma, ma prende in pieno il portiere che fa una grandissima parata. Calcio d'angolo Barcellona che ha iniziato questa partita in maniera molto convincente, il pallone è basso e arriva il gol del 2-0 con Sestito. A raddoppio quindi Lampo del Barcellona che già conduce per 2-0. Intanto l'imbucata perfetta per il numero 5, ma grande riuscita del portiere che arriva prima, ma il pallone viene comunque riquistato dal Lazio. Palla ancora in mezzo per il numero 5. Incredibilmente Ramoino non riesce a trovare la porta. 9 minuto di gioco, calcio d'angolo Barcellona. Assistito va proprio lui. A battere questo corner, serve corto Rodolfi, si torna ancora da Sestito, palla fuori per Agostini che perde il passo, riesce comunque a tenere il pallone, può calciare invece un grande assist per Rodolfi che da solo non fallisce, sono 3-0 Barcellona che allunga. Deve fare qualcosa in più la Lazio se vuole rientrare in questa partita, intanto si fa vedere Neri qua sulla sinistra che parte, invece viene servito Ramoino, palla fuori per il numero 8 Neri. Incredibilmente non prende la porta, vicinissima al gol anche la Lazio. È largo Ramoino da una parte. Cristiano ancora per Roma. Roma tenta l'imbucata per Sestito, palla rimane lì, ancora Roma, ancora per Sestito, di nuovo Roma, bellissima azione Barcellona e arriva anche il 4-0. Si intende la meraviglia. Il numero 8 e il numero 9, 4-0. Si è già da quest'altra parte con Neri, che può allargare per Ramoino, mette questo pallone in campo. Campo non può arrivarci, ma ci arriva adesso, prima che il pallone esce, campo ancora. Si fa vedere fuori il numero 3, non viene servito, palla per Neri, che in qualche modo riesce a tenerla in gioco. Viene servito adesso il numero 3, ma c'è la grandissima risposta di Di Carlo, che tiene ancora la porta inviolata. Sestito controlla questo pallone, si fa vedere avanti lui Cristiano, dietro invece c'è Boi, viene servito ancora Roma. Tenta un tiro improvviso e arriva il gol e sono 5. Sono proprio a trovare un modo di arginare le iniziative del numero 8, che è in gran giornata. Intanto di nuovo palla al Barcellona, sulla destra Cristiano che alza la testa, si fa vedere Rodolfi. Che appoggia a Paci, si torna a Rodolfi. Palla Boi. Serve Sestito che si gira molto bene. Tiro, palla deviata. C'è una grandissima parata con un colpo di reni di Franceschini. Campo. Scusate Ramoino, tenta l'azione personale, prende un palo. Sfortunata anche la Lazio sul cronometro e 30 secondi contro fallo intanto. Tira addosso. Neri. Serve sulla destra ancora. Il numero 3 tenta un cross in mezzo perfetto per Ramoino e arriva finalmente il gol della Lazio con il numero 5. Gran cross e gran colpo di testa in tuffo. 5-1.
Pallone rimesso in campo, Agostini. È un 4 contro 3, Agostini tenta una finta, va lui da solo, Agostini. E Franceschini si oppone anche a questa e su questa azione termina il primo tempo, 5-1 Barcellona. Grande imbucata per Sestito intanto, che di punta! Realizza il 6-1, grande rete del numero 9. Portiere immobile, anticipato proprio il tempo, 6-1. Ritmo un po' più lento del primo tempo. Ci sta sul 6-1, il Barcellona un po' rallentato, la Lazio non riesce a reagire. Tanto grande giocata improvvisa, 1-2 per Sestito che è solo, e ancora Tapin vincente, 7-1. Freddezza del bomber. Ma ancora lui, alza la testa per Sestito, che coppia, palla ancora per Roma che torna ma questa volta non controlla, Orsini chiude con l'ausilio di De Rosa, palla per Neri, si torna indietro De Rosa, palla non semplice, De Rosa però riesce in qualche modo a resistere alla carica di Roma, ma l'arbitro non dice che non è fallo, ancora Roma, Sestito si gira molto bene, Sestito può calciare adesso lui, lo fa, ma risponde ottimamente Franceschini. Si riparte qui a basso a destra da Orsini, il tempo ci sarebbe pure ma la Lazio dimostra non freschezza e non calma, sbaglia molti passaggi, intanto è solo Rodolfi e c'è il grande risposta ancora di Franceschini, ma Rodolfi riesce a ritrovare il pallone e firmare la rete dell'8-1. Calcio d'angolo quindi per la Lazio con campo, andrà lui direttamente a rimettere il pallone in area. Arriva anche Vetrani, chiama fuori il pallone Neri. Viene servito infatti il numero 8 che controlla questo pallone, potrebbe calciare Neri, lo fa! E arriva una gran conclusione e un grandissimo gol del numero 8. Passaggio errato dal Barcellona, forse ne affanno per la prima volta in questo match Orsini. Tenta ancora un traversone per Neri, ma Roma viene su di lui, riconquista questo pallone. Può ripartire il controllo del Barcellona, sono fermi adesso i giocatori della Lazio, quindi è un 3 contro 2. Poi a sinistra c'è Sestito, viene servito adesso, in mezzo c'è Roma solo, Sestito lo vede, Roma stoppa, ancora fuori per Boi. Non calciano, alla fine arriva però il gol del numero 9. 9-2. Ancora Neri. Imbucata per Amoino che si gira molto bene ma non riesce a trovare l'impatto giusto con il pallone e quindi la para facile di Carlo. Sì. Fa girare adesso il pallone il Barcellona, giustamente tiene palla, 7 gol di vantaggio, partita virtualmente chiusa. Cristiano sulla destra, torna ancora da Colasanti, fa un movimento di qua Sestito, ma Colasanti alla fine fa un'azione personale, serve Cristiano che tenta un cross in mezzo, Rodolfi al volo, trova la rete del 10-2. 10-2 Barcellona. Le liste non le butta poi. No, no, è ovvio, lo serve, Neri intanto in aria, tenta un bel numero Neri, ma c'è la risposta di Carlo. E riparte il contro del Barcellona, imbucata per Sestito intanto, che è solo contro Franceschini che arriva prima. Adesso giustamente sono stanche e lunghe, Neri, serve Orsini, controlla questo pallone, fuori per Amoino, ancora finta il tiro, palla sul sinistro, tira adesso, non prende bene Neri, davanti il portiere, arriva al gol del 10-3, soddisfazione personale del numero 8 che trova la doppietta. Imbucata per Roma, è solo Roma di prima, Franceschini non si fa superare ma la riconquista Roma, la porta è sguarnita, Roma pallonetto morbido, De Rosa sulla linea, Spazio prende il piano Paci, Cristiano la controlla lui, Rodolfi intanto sulla destra per Tiradossi che arriva prima di Sestito, Orsini se la porta sul fondo e guadagna una rimessa laterale in attacco, siamo proprio al termine, servito Neri, tenta la giocata,
palla fuori per Vetrani che tira lui, prende in pieno però Colasanti e su questa azione finisce la partita 10-3 Barcellona.